Ciao grandissimi, ben ritrovati dopo tanto tempo, torno a fare un video su Mobbox. Per tutti i curiosi che hanno già visto il video che avevo creato qualche mese fa, è cambiato molto. Bene, prima di tutto cos'è cambiato? È cambiato il prezzo degli Mbox, perché se non sbaglio quando avevo fatto il video stavano all'incirca sui 70 centesimi di dollaro ovviamente, al momento mentre sto registrando gli Mbox sono a 5.37 dollari. Chiaramente è un bel cambio di valore rispetto a questo token che sta andando alla grande. Molte le domande rispetto all'investimento da fare su questo gioco. Vale ancora la pena? Meglio lasciare perdere? La risposta non è definitiva, potrei dire sì e no. Allora, sicuramente non vale la pena investire su questo gioco se abbiamo un piano di investimenti con poco budget. Per iniziare ad investire servono almeno 3.000 euro. Voglio fare una parentesi. La piattaforma in realtà ha all'interno diversi giochi. Torniamo indietro e ve li faccio vedere. In realtà, quelli che io consiglio sempre sono i giochi di Trade Action, cosa che vi avevo già presentato nel video passato, che vi linkerò assolutamente, e dove si può in maniera totalmente gratuita vincere i token della piattaforma. Questi giochi sono tre, sono Simple Trade, Bullet vs. Bear e Leverage Mania. Ve li ho già spiegati nell'altro video, quindi non andrò a spiegarveli. Non è cambiato niente, ovvero si può partecipare gratuitamente a questi giochi per provare a vincere gli Mbox. La cosa importante è cercare di rankare e quindi vincere il premio in base alla posizione che si raggiunge. Se avete già visto il video precedente, io vi consiglio prima di vedere questo video, se non l'avete visto andate sul video precedente che avevo creato qualche mese fa ormai. Come potete vedere, il montepremi è diminuito tantissimo, perché ai tempi si vincevano, se non sbaglio, anche 80 Mbox nella prima posizione. Non è più così, perché come potete vedere ce ne sono solo 5 per il primo, 4 per il resto, eccetera eccetera. Però come potete ben immaginare, o i più svelti avranno già immaginato, le cose sono cambiate, perché è vero che la prima posizione vince molti meno Mbox, però è pur vero che gli Mbox sono stati spalmati per un'utenza maggiore. Quindi se prima vincevano solo le prime posizioni, adesso c'è la possibilità di vincere Mbox anche quando si arriva, insomma, non primi, ma addirittura andiamo a scendere qui alla centesima posizione, si va a prendere 0.5. Vediamo fino a che punto dovrebbero essere i primi 150 classificati, prendono comunque gli Mbox. Chiaramente se si arriva a 150esimi si prende 0.1 Mbox, il che equivale al momento a 50 centesimi, quindi insomma una cifra piuttosto irrisoria. Però ricordiamoci bene che si può accedere a questi giochi di trading totalmente in maniera gratuita, quindi insomma provare non costa niente. Sono giochi che richiedono un po' di tempo e un po' di esperienza. Io onestamente il tempo non ce l'ho, purtroppo, e pecco pure perché seguo 3.000 progetti, quindi quando sei dietro a troppe cose poi non riesci a stare dietro a un progetto in maniera efficace, soprattutto quando richiede tempo nei giochi, tant'è che in questo caso, ad esempio, in Bull and Bear potete imparare. In realtà, se voi passate la giornata davanti al grafico di Bitcoin, in questo caso, sicuramente prima di tutto imparerete un po' i movimenti, ma soprattutto imparerete piano piano a capire quali saranno le mosse da prendere ed eventualmente a scalare la classifica. Io purtroppo questo tempo non ce l'ho e quindi, avendoci giocato veramente pochissime volte, ho vinto solo una volta. Per il resto ho sempre magari lasciato dopo 10 tentativi, eccetera, perché comunque richiede tempo, ragazzi, perché non è una corsa. Qui bisogna bene vedere il grafico e aspettare il momento per entrare con una bettata sul low o sull'high. Gli Mbox sono ritirabili, cioè si possono ritirare
solo nel momento in cui si arriva alla somma di 50 mbox. Quindi mettiamo caso che noi giochiamo nel corso dei giorni, riusciamo a raccimolare un po' di mbox. Se arriviamo a 48 mbox non avremo la possibilità di prenderli, di metterli, di depositarli nel nostro wallet, né tantomeno quegli mbox saranno disponibili per comprare ad esempio gli NFT della piattaforma. Per comprare infatti gli NFT della piattaforma bisogna ritirarli, o meglio, in realtà gli NFT, come avete visto, si comprano in BUSD, quindi andrebbero proprio convertiti se non vogliamo spendere niente. Diciamo che gli mbox possono essere utilizzati, e adesso proviamo ad andarci un attimo, possono essere utilizzati per partecipare alla lotteria. Che cosa, come funziona la lotteria? Ha un tempo di scadenza, come potete vedere, al momento sono 108 ore. Noi non dobbiamo spendere gli mbox, attenzione, per partecipare alla lotteria, ma semplicemente metterli in stake. Quindi dobbiamo bloccare gli mbox per il tempo della lotteria. Quindi ovviamente si può partecipare al massimo con un biglietto, mettiamo in staking i nostri mbox e possiamo sperare di vincere una box dove dentro ovviamente c'è un NFT. Attenzione però, gli mbox in caso di perdita non vengono persi ma vengono restituiti, ok? O possono essere rimessi in stake per provare a rivincere un'altra volta la lotteria. Però per utilizzare questi mbox da mettere in staking qui per la lotteria dovremmo averli esternamente al wallet. Quindi io quello che vi consiglio è questo: mettiamo caso che abbiamo vinto 20 mbox in maniera totalmente gratuita, vi ripeto, con i giochi che vi ho presentato. L'unico modo per riprenderli, metterli nel nostro wallet esterno, ovviamente MetaMask è la maniera più semplice, è quella di acquistare mbox esternamente. Quindi noi compriamo i 30 mbox che ci mancano, perché dobbiamo arrivare a 50, quindi se ne abbiamo 20 sulla piattaforma, ne compriamo esternamente 30, li depositiamo sulla piattaforma in modo che arrivano a un totale di 50, dopodiché li possiamo prendere, ok, e depositare sul nostro wallet esterno. Attenzione però, perché il withdraw vi costa un mbox, quindi se dovete fare questo procedimento non mettete 50 mbox precisi, cioè non arrivate sul vostro account della piattaforma 50 mbox precisi, perché altrimenti non riuscirete a prenderli, perché dobbiamo considerare che prendere e portare fuori questi mbox vi costerà un mbox, quindi almeno uno o due mbox in più io li prenderei. Detto questo, la raffle è la maniera più semplice per evitare di spendere soldi su questo gioco e comunque tentare la fortuna. Possiamo, senza aver magari vinto nessun mbox, direttamente comprare 8 10, facciamo, andiamo sempre sopra 10 mbox, che al momento ci costano 54 dollari, li mettiamo sul nostro wallet MetaMask e poi li depositiamo qui sulla raffle, cosa che comunque devo fare anche io, perché non ho più non sto più partecipando alla raffle, e cosa che farò presto. Magari se pensate possa essere utile, vi faccio un video dove vi faccio vedere tutti i procedimenti, potrebbe essere una cosa interessante. Un'altra maniera ovviamente di investimento è quella di acquistare gli NFT, i Momo in questo caso, e metterli nel mining camp. Come funziona il mining camp? Ogni NFT ha un hash rate, quindi se noi andiamo a vedere qui sotto mining rate, ogni 100 hash power riceveremo un mbox al giorno. Quindi questo vuol dire che se noi mettiamo un Momo che ci dà di hash rate 2, non prenderemo quasi niente. Però c'è un trucco, signori, ovvero, vi ritorno qui, poi quello, il calcolo lo fate da soli, non è difficile. Comunque dovete considerare che se voi avete un totale di 100 hash power potete prendere un mbox al giorno, il che equivale a 5 dollari, bene o male. Il fatto è
che ovviamente non è detto che sia sempre 5 dollari, potrebbe diventare 3 dollari come potrebbe diventare 8 dollari, questo non possiamo saperlo, dipende dal mercato. Poi vabbè, ci sono anche un altro token, il Banana, che però comunque ne prendiamo talmente pochi che al momento neanche ve lo considero. C'è però un mini trucco, chiamiamolo così. Se noi clicchiamo su questa iconcina del piccone, ok, vedremo che c'è un bonus hash, ovvero se noi abbiamo acquistato 4 Momo uguali ma di rank diverso, ovvero comune, non comune, unico e raro, qui ci fa l'esempio, insomma, no? Vedete che è lo stesso Momo, però ovviamente con rank diverso, comune, non comune, raro e unico e raro, noi riceveremo automaticamente un bonus di 300 hash power. 300 hash power, ovviamente, già solo quei 300 ci danno la possibilità di guadagnare 3 M-Box al giorno, ok? Che equivale al momento a circa 15 dollari, un po' di più, 16 qualcosa. Ma quanto ci vengono a costare questi Momo di qualità diversa, di rarità diversa? Vi faccio, senza che vi vada a prendere tutti i Momo, eccetera, eccetera, ne prendiamo uno a caso, ad esempio Puki, eccolo qua. Allora, 80 dollari il Puki, ok? Abbiamo questo Puki che è 80 dollari. Se noi andiamo a scrivere Puki qui, ci vediamo le varie rarità, ok? C'è quello comune, non comune, unico e poi c'è anche il raro. I rari molto spesso cambiano nome, quindi poi dovremmo andare a cercare. Ad esempio sul Puki è Polar Puk, ok? Che è stato appena venduto a 3000 e... sta per essere listato a 3710 dollari. Non è una cifra piccola. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi dovessimo comprare questo Polar Puk, ok, che ha già 97 di mining rate, e spendiamo 3700 dollari, dobbiamo sommare alla spesa anche i vari Cub Puki di vari di varie rarità, ok? Quindi di vari rank, che ci costano, facciamo una media di 80, quindi 8, 16, 24, 240 dollari, 240 dollari più 3710, facciamo così una stima generica e arriviamo a 4000 dollari. 4000 dollari ci permettono di avere, in questo caso, un hash power di 97 più 2, quindi sarà 99, più, facciamo un altro po', arrotondiamo, 100, più 300 avremo 400 di hash power. Con 400 di hash power andremo a prendere 4 M-Box al giorno, il che equivalgono a circa 20 dollari, ok? Una volta che compriamo gli NFT, i Momo, vengono messi qui dentro, ok? Possiamo metterli qui dentro, se ne vanno in giro così saltellanti e possiamo utilizzarli appunto per minare automaticamente, ok? In questo caso abbiamo speso 4000 dollari e li abbiamo messi qui, andremo a guadagnare circa 20 dollari al giorno per adesso, poi dipende sempre, ad esempio adesso MBOX sta salendo il token, quando ho iniziato la live mi sembra fosse 5.34, al momento è 5.44, quindi sta salendo perché Bitcoin anche sta salendo, insomma il mercato si sta riprendendo, però non possiamo mai sapere, perché in caso dovesse crollare tutto quanto crollerebbe anche il prezzo di MBOX. Anche se devo dire che, nonostante i giorni passati dove il mercato è stato piuttosto instabile con la notizia della Cina, il ban delle cripto, Bitcoin è sceso, neanche troppo, devo dire, la cosa mi ha abbastanza sorpreso, il prezzo di MBOX è comunque rimasto sempre stabile, perché mi sembra che è rimasto comunque sui 4 dollari, quindi devo dire che ha un mercato tutto suo questo token, e che ci fa ben sperare. Bene, abbiamo speso 4.000 dollari, abbiamo 400 hash power, quindi 4 MBOX al giorno, 20 dollari. Quanti giorni ci servono per recuperare quello che abbiamo speso? Bene, ci abbiamo 4000 diviso 20 è uguale a 200. Quindi, diciamo, il nostro ROI
il ritorno dell'investimento è fissato a 200 giorni. Questo vuol dire che se noi lasciamo a minare questi Momo, questi nostri NFT, per 200 giorni, riavremo indietro i $4,000. È un investimento buono? Probabilmente sì, se abbiamo questa cifra. È un investimento buono se non abbiamo i soldi per acquistare i Momo in modo tale da avere il bonus di 300 horsepower? A mio parere no. Quindi se non abbiamo, almeno come vi dicevo, 3-4 mila euro da investire, io vi sconsiglio di utilizzare la piattaforma comprando i Momo, perché non riuscirete mai e poi mai a recuperare l'investimento che avete fatto. Perché se pensate, io ho $100, vengo qua, vedo, vabbè, eccolo, mi compro questo, hash power è 1. Questo vuol dire che io farmo al giorno 0.01 mbox al giorno, quindi non vale assolutamente la pena. Proprio per questo vi sto dicendo, se non abbiamo 3-4 mila euro da investire, non vale la pena. Fatemi sapere se volete conoscere qualcosa di nuovo, se volete qualche specifica in più o se volete un video dedicato a Mobbox sul come tirare fuori gli Mbox vinti e come utilizzarli per metterli in stake e provare a partecipare alla lotteria, cosa che devo fare assolutamente perché gli Mbox ce li ho e quindi li devo utilizzare, però magari aspetto, così li facciamo insieme in un video. Detto questo, ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao grandissimi!